da questo, questa, come dire, questa esplosiva contraddizione di omologazione MacWard, di spinte identitarie tribaliste, jihad, caratterizza effettivamente lo spazio della globalizzazione e chiede, a mio giudizio, come reazione il recupero di un'identità come soglia relazionale, come dialogo, quindi la giusta distanza è da MacWard e da jihad e dallo sconfinamento e dal muro. A questo riguardo, per chiarire ancora alcune cose intorno al concetto di identità, bisognerebbe forse ripartire da una distinzione che faceva Kant nei prolegomeni a ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, 1783. Kant distingueva fra due diversi concetti del confine, potremmo dire così. Con la lingua tedesca distingueva tra Grenze, il limite, e Schranke, la barriera. Il confine è un limite che separa nell'atto stesso in cui mette in relazione. Il confine è quel punto in cui finisco io perché inizi tu e ho contezza di me nella misura in cui ho contezza di te e della nostra relazione. Grenze. Schranke invece è la barriera che solo chiude, il muro, quella che nega la relazione. Ecco, questo ci permette di dire ancora una volta che molto spesso viene evocato oggi il concetto del multiculturalismo nell'atto stesso con cui se ne negano le condizioni di possibilità. Il vero multiculturalismo comporta l'esistenza di culture e identità plurime, laddove il discorso della globalizzazione predica il multiculturalismo e produce invece un monoculturalismo che nega l'idea stessa del multiculturalismo, ma dirò di più, l'idea stessa della cultura. La cultura, per esistere, esiste sempre al plurale, come relazione fra culture, proprio come l'identità. Ecco perché il vero nemico, se proprio vogliamo ragionare con i termini cari a Carl Schmitt, di amico e nemico, il vero nemico non è chi ha un'identità diversa, il vero nemico è chi non ha un'identità e si batte con zelo per decostruire tutte le identità in nome di un astrattamente multiculturalismo che invece decostruisce nelle sue stesse condizioni di possibilità. Possiamo altresì dire, variando sul tema, che la condizione ineludibile a ciò che un dialogo fra le identità si dia è che le identità esistono, quindi solo chi ha un'identità può riconoscere e rispettare quella altrui. Questo tema è emerso anche impetuosamente nel dibattito pubblico negli altri anni, no? Quando si diceva, temi anche un po' banali, ma è emerso più volte quando si diceva, ad esempio, gli islamici non vogliono che facciamo il presepe a scuola. Poi, se tu vai a vedere, in realtà non troverai mai un islamico che non vuole che tu esprima i tuoi simboli religiosi. Al massimo troverai un islamico che chiede di poter esprimere i suoi simboli religiosi. Sono sempre invece gli alfieri del nichilismo capitalistico e globalizzato che chiedono la rimozione dei simboli. Non troverete mai appunto questo da parte di un islamico, troverete semmai il nichilista di turno che dice i nostri simboli offendono le sensibilità altrui. Ma perché mai, se uno ha un'identità propria, dovrebbe sentirsi offeso da quella altrui? Semmai offeso è chi non ha un'identità e inorridisce quando vede le identità altrui. La società del capitale non è un mistero, mira ad abbattere ogni identità, non solo culturale ma anche religiosa. È ormai da anni in atto un dibattito sul nascondimento necessario dei simboli religiosi. I crocifissi, i veli, gli unici simboli consentiti sono le marche capitalistiche, quelle potete ostentarle come meglio credete, perché di fatto segnano, come aveva intuito in maniera folgorante Benjamin, segnano gli articoli di fede dell'unica religione oggi superstita in Occidente. La verità, come anche Josef Ratzinger ebbe a notare, la verità è che gli islamici non sono offesi dai nostri simboli religiosi, gli islamici sono offesi dal fatto che l'Occidente non ha più alcun rispetto per i simboli religiosi. Sostanzialmente gli islamici sono offesi da ciò per cui anche
cristiani dovrebbero essere ugualmente offesi. Invece, curiosamente, i cristiani non sembrano più molto offesi da questo, e fa parte di questo processo di svuotamento dell'identità.